Ben trovato a tutti a questo incontro di cinema e psichiatria che vuole illustrare ancora una volta gli aspetti di psicopatologia che possono essere colti in rappresentazioni di film. Ora, in questo incontro vorrei parlarvi di un disturbo di personalità, in particolare il disturbo antisociale. Di personalità. Ora, dei disturbi di personalità vi ho già parlato in altre occasioni, disturbo borderline, disturbo narcisistico, disturbo paranoide. In questo caso vi parlo appunto di disturbo antisociale. Intanto parliamo di che cos'è il disturbo antisociale. È una modalità di comportamento di una persona che disprezza fondamentalmente le norme sociali, va contro le regole, attraverso l'inganno, la manipolazione, commettere reati attraverso atti di tipo aggressivo, impulsivo, con una sostanziale irresponsabilità e una sostanziale mancanza di rimorso per tutto ciò che ha fatto, ha compiuto. Questo tipo di personalità, se nella vita quotidiana, è sicuramente un problema per chi ovviamente deve frequentare questo tipo di persona, nella realtà filmica può essere trasformato. Diciamo che nei film ci sono centinaia e centinaia di persone, di soggetti, di personaggi che presentano disturbi di personalità, se possiamo così definirlo, cioè delinquenti, assassini, ingannatori seriali, gente che manipola, persone anche dotate di grande fascino, per cui insomma in realtà sono personaggi che noi andiamo a vedere nei film, ci conquistano anche per questo loro tipo di caratteristica del fregarsi insomma delle regole, ma anche magari per essere fascinosi, ecco, insomma. Quindi diciamo gli esempi potrebbero essere veramente tanti, tanti, tanti. Ora io però mi soffermo su uno di questi. Spiegare perché mi soffermo su questo e non su altri non lo so. Parlo di un film che è Il talento di Mr. Ripley, che mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo e quindi di questo vi parlo. Però Mr. Ripley, cioè Tom Ripley, in realtà è un personaggio innanzitutto letterario, è un personaggio creato dalla penna di Patricia Highsmith, famosissima scrittrice di thriller, di gialli, di romanzi in genere, in cui il protagonista Tom Ripley, ha scritto tante cose. Ha scritto anche in vari suoi scritti, romanzi, produzioni di Tom Ripley, tanto che ha creato anche una serie che viene chiamata anche le Ripliadi, cioè le avventure, insomma, fondamentalmente di Tom Ripley. Tom Ripley, appunto, nella penna di Patricia Highsmith, è un personaggio dotato di grande charme, fascinoso, intelligente, astuto, camaleontico, si continua ad adattare alle situazioni, si trasforma, quindi capacità di grande di ingannare gli altri, un personaggio assolutamente amorale, dotato di grande disprezzo per gli altri, è una persona assolutamente egocentrica, molto ambiziosa, quindi raggiungere con l'inganno tutto quello che vuole. È una vita doppia, però è dotato di cultura, raffinato, eccetera. Quindi insomma c'è tutto questo. Tant'è che risulta un personaggio che ha incuriosito molti anche registi. Ci sono diversi film, anche una serie su questo. Il primo è Delitto in pieno sole, 1960, Tom Ripley,
era interpretato da Alain Delon, niente meno che da Alain Delon, quindi ovviamente estremamente fascinoso. E dopo c'è nel 1977 c'è L'amico americano, in cui Tom Ripley era Dennis Hopper. E poi Il talento del Mr. Ripley, di cui vi parlo adesso, del 1999, in cui Matt Damon interpreta Tom Ripley. Ma poi c'è Ripley's Game del 2002 di Liliana Cavani, con John Malkovich che interpreta Tom Ripley, e poi c'è anche Il ritorno di Mr. Ripley 2005, più recente. Ecco, quindi diciamo gli spunti sono diversi, i film sono diversi, a testimonianza di come sia un personaggio che ha colpito molto. Il film Il talento di Mr. Ripley del 1999, da lì che sono partito in questo mio esame, diretto da Anthony Minghella, un cast stellare. Cast stellare perché c'è Matt Damon che interpreta Tom Ripley, Gwyneth Paltrow, una giovanissima Gwyneth Paltrow, splendida Gwyneth Paltrow nella protagonista femminile, Mad Sherwood, Jude Law, che è Dickie, che è l'amico, pseudo amico, insomma, di Tom Ripley, Cate Blanchett, che è un'altra dei personaggi, e poi Philip Seymour Hoffman, povero Philip Seymour Hoffman, che è anche lì presente. Ma per dire, in questo film compare anche Fiorello, tanto per dire, insomma, c'era un cast, insomma, anche noto in Italia. Il film è degli anni 50, ambientato in varie località come il romanzo, in cui soprattutto c'è Roma, Venezia, ma in particolare la costiera amalfitana. Parliamo degli anni 50, il film ha reso molto bene l'atmosfera italiana, no? degli anni 50, balneare, quindi molto affascinante. Tom Ripley in questo film è il personaggio che si fa con l'inganno, arriva nella costiera amalfitana, convincendo il padre di Dickie a spedirlo per recuperare il figlio che non vuole più, che è Dickie, che non vuole più tornare in America. In realtà lui sa benissimo che dall'inizio che non, lui non, non avrà questo compito, non si dà questo compito, ma vuole semplicemente arrivare alla ricchezza di questa famiglia. Quindi si avvicina a lui e alla sua ragazza, che appunto interpretata da Gwyneth Paltrow, e poi manifesta un progressivamente, insomma, un desiderio nei confronti non tanto di lei ma di lui, no? Quindi c'è tutto l'aspetto anche di una omosessualità che anche nel film Delitto in pieno sole con Alain Delon viene in qualche maniera fatta capire, però era censurata, insomma, all'epoca. Bene, cosa succede? Succede che, appunto, manifestando il suo desiderio nei confronti di Dickie, insomma, a un certo punto dice no, non mi sta bene, cerca di allontanarlo e a questo punto lo uccide. A questo punto quindi Tom Ripley uccide Dickie e si mette nei suoi panni, cioè si fa passare per lui e inganna tutti. La storia poi prosegue, è lunga, deve progressivamente ingannare sempre più persone, deve uccidere sempre più persone, sempre con l'obiettivo appunto di mantenere la posizione acquisita. Ora, Tom Ripley è una chiara manifestazione di una persona antisociale, cioè assolutamente priva di regole morali, uccide in maniera molto differente, uccide anche chi gli si avvicina con affetto quando deve farlo, per non essere, il finale del film è poi questo, per non correre il rischio di essere scoperto, è irresponsabile, è fascinoso, è bello, no? È dotato appunto di egoismo estremo, mancanza di rimorso, eccetera. Le sue frasi sono appunto significative da questo punto di vista. Dice: ho sempre pensato che sarebbe stato meglio essere un qualcuno di finto che un nessuno autentico. No?
quindi proprio l'essenza della volontà appunto di raggiungere ad ogni costo, di non avere una propria identità anche, insomma, cioè di avere necessità di adattarsi e di assumere identità false continuamente. E dice anche, qualunque cosa tu faccia, per quanto terribile, per quanto dolorosa, tutto ha un senso vero. Questo un po' se lo dice anche a se stesso, nella tua testa. Non incontri in realtà mai nessuno che pensi di essere una cattiva persona. Ora, questa è evidentemente un po' una proiezione, no, sua negli altri, è un tentativo di autogiustificarsi. Parla di se stesso, no? No, e quindi in qualche maniera esiste un briciolo di pensiero personale sul fatto di essere in fondo una cattiva persona, però si giustifica, dice va bene, io preferisco essere così che essere una persona autentica qualunque senza prospettive. Ecco, questo film devo dire a me ha colpito molto perché un po' l'ambientazione, la capacità degli attori, ma proprio questo messaggio dell'inganno di fondo portato avanti fino alla fine è assolutamente interessante. Bene, con questo vi saluto e vi lascio ad una prossima occasione.